Salve a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Voi vi direte, Madonna Giusy, oggi sembri ancora più disagiata del solito, uno shampoo te lo potevi fare. Bene ragazzi, ma io ho applicato una maschera che la devo lasciare in posa per mezz'ora. Quindi ho detto, vabbè, nel frattempo faccio un video, perché tanto le persone che mi seguono lo sanno che sul canale Disagio noi solo il peggio di noi stessi. Sto con un bel vestitino da casa, no, è una canottiera. E detto ciò, vabbè, dai, sembra che ho un'acconciatura molto classy. Allora, stamattina sono andata a lavorare, quindi poi con la mascherina e il naso è totalmente andato. Ma questo perché ho provato una nuova combo di prodotti, perché io di solito vado solo con il concealer. Prima metto il powder in polvere, poi vado col concealer, poi ripowderizzo e non metto altri prodotti in crema, glowy, bla bla, perché questa zona è veramente pericolosa. Ma oggi ho detto, ma dai, proviamo a mettere, perché ho messo sul resto del viso lo Skin Realist di Nabla, perché lo voglio terminare, visto che lo uso poco perché non mi piace, e niente, ho fatto il danno, qui si vede tutto il poro, tutto si vede, è andato tutto a finire dappertutto, e quindi niente, ce lo teniamo così perché ci piace sempre, anche perché il video di oggi appunto tratteremo i prodotti finiti, svuota la caspetta, svuota la box, svuota la box, che vi volevo dire, ah, ma io non mi sono presentata, salve, io sono Giusy, sono una makeup artist e vivo ad Amsterdam. Madonna mia, che disagio, che disagio. Allora, partiamo a bomba con questo bellissimo micellar water di Garnier. Ne sono usciti due o tre nuovi, tipo con l'aloe, questo per occhi sensibili, con il milk dentro. Infatti dice per droog, insomma, roba secca, delicata, perfetto. E infatti qui dice nuovo. Ok, fantastico, con Reinig Milk, latte qualcosa, latte detergente, ma ahimè strucca poco, è vero che è delicato, vabbè, sugli occhi manco ci ho provato perché non mi struccava il viso bene, figuriamoci gli occhi, quindi manco ci ho provato, sicuramente è delicato, su di questo Garnier sei delicato, ma come dire, lo ricompreremo? No, di certo, mai nella vita, no, no, no. Ah, poi finalmente ho finito il CeraVe. CeraVe, che è praticamente questo gel detergente, cleanser, no? Che ti pulisce, più famoso del web. Cioè, con questo qua, che questo è per pelle oily, mi sembra. Sì, per fatti. Questo è per pelle grassa, poi c'è per pelle secca, poi c'è per pelle bla bla, per pelle bla bla. E io ho preso questo, c'era anche il bottiglione da 15 litri, meno male che ho preso questa misura, perché io l'ho finito prima di poter esprimere un'opinione al riguardo. Allora, i lati positivi sono che è in gel, che non fa tantissima schiuma, il dosatore è fatto in questo modo che per me è un must, cioè io devo avere la comodità, quando me lavo devo fare così, no, devo fare così, apri, chiudi, quindi top. Per quanto riguarda la formula, io non ho notato nessuna cosa miracolosa. Ho massaggiato, ho risciacquato, evitare che il prodotto entri a contatto con gli occhi, infatti, perché già quando senti un po' un saporaccio, lavare abbondantemente con acqua, per carità, fantastico, tutto bellissimo, però io non ho notato niente, non è successo niente alla mia pelle, non è un miglioramento per quanto riguarda l'idratazione, né è diventata meno oliosa durante la giornata, no, io non ho notato nulla. Mo sarà che la mia pellaccia vecchiaccia ormai come dire, è datata e c'ha bisogno di altri prodotti sicuramente, ma che dire, voi l'avete provato, vi siete trovati bene, voi che siete più giovani, vabbè. Detto ciò, poi andiamo, un altro prodotto finito è questo olio che dovrebbe essere idratante, brillante, sbrillanteggiante, di Urban Chic Amsterdam, che è un brand di make-up e skincare a quanto pare. Poi non, diciamo, non ho preso più niente del brand
qui che viene prodotto qui ad Amsterdam. Così dice, così dice. Poi chissà, non sono andata a indagare perché non me può fregare di meno. E niente, l'ho finito, mi è piaciuto. Bah, sì, come dire, dà un po' di luminosità, idrata, bah, così così. E niente, quindi così. Poi ho finito anche lo Hyaluronic Fixing Spray 12 ore Hydro, no alcol, no siliconi, no microplastiche, no particelle, no mineraloid, no parabeni di Catrice. Che dire, molto molto carino. Effettivamente mi ha fatto sentire idratata sopra il make-up, nel senso ti dà proprio quel frescume, no? Non l'ho trovato fissante, onestamente. Però nemmeno ti molesta il make-up che c'è sotto. È un buon prodotto low cost, come quasi tutti i fixing spray di Catrice. Nulla a che dire. Andiamo avanti a Baumba con una crema viso di Facial Derm Advanced Neuro Cosmetics. Allora, queste sono sempre le mie prove che faccio. Sono andata da TK Maxx, questo che dovrebbe rivendere delle marche famose. In teoria, però io non lo conosco questa marca, non so se voi lo conoscete. E mi sembrava un buon, come si dice, qualità costo. E dice anti-aging, anti-stress, per combination oily skin, Dermagiclone Balance Testata, powered by Neurofolin. E niente, carina, una crema notte, io queste le uso di notte con la speranza che mi ringiovaniscano, ma... E niente, molto carina, ditemelo se la conoscete, questa Facial Derm Advanced, mi raccomando, Advanced. E, ma non capisco perché gli danno sempre questi profumi, tipico profumo di crema da notte, che io la vorrei proprio non profumata, o quantomeno un profumo delicato, rilassante, che ne so, un vaniglia, una camomilla, no? Sti profumi da profumo di nonna, non lo so. Ma perché? Vabbè. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ah, ho finito Hello Good Stuff, il Primer Serum Hydrate Plump, che c'hai blueberry e lo squalane dentro, che è il terzo ingrediente più amato del web, dopo acido ialuronico e niacinamide. 95% natural ingredients. Allora, cosa ho notato questo primer? Questo dovrebbe appunto darti questa idratazione, questo plumping effect, un po' come, secondo me, somiglia molto a quello di Nabla. In effetti, potrebbe essere. Perché non ho, su di me non ho visto alcun effetto, come ho sentito molti, e quindi secondo me dovrebbe essere un dupe. Non ci stanno le microplastiche, no mineral oils, paraben, silicone free, yeah, waspore. Quindi gli ingredienti sembrano tutti molto carini e coccolosi, solo che su di me non fa proprio nulla, non ha apportato nulla a nulla. Anche un minimo effetto visivo, così per lo sfizio e dire, ho messo glow e poi mi copro, no. No, però come dire... Appunto, io sono una pelle vecchiaccia, una vecchiaccia pelle, quindi su di me le cose non funzionano. Su di me le cose non funzionano, punto. Poi andiamo avanti, andiamo avanti. Ho finito questa micro size, mamma mia, micro size strobe cream hydrating di MAC. Allora, io ovviamente preferisco il bottiglione, ma insomma, è arrivato qualche pacco, e l'ho finito. Mi piace sempre, sulle clienti proprio lo metto come il caffè la mattina nel latte. Perfetto, mi piace, lo adoro. Compratevelo, fateci il bagno perché è bello, da un senso di glow, lo potete mixare con i fondi, con le cose, non è proprio fatto apposta, è proprio MAC fa le cose apposta, e quindi top. Poi ho finito il fixing spray di Treina o Mina, o come diamine ti chiami tu. E questo dovrebbe essere una vecchia versione, perché l'ho trovato sempre a TK Maxx, quindi lui vende sì le cose di marca, ma un po' vecchie versioni, credo. E molto carino, mi piace sia la profumazione che come ti idrata, perché secondo me non fissa questo, secondo me è più come un prep and prime fixing, quello di MAC, non so, no, come si chiama, prep and prime, si chiama quello, insomma lo spray quello, no, che ti più che fissare ti idrata e ti prepara insomma al make up.
oppure per fondere meglio le polveri tra di loro. Insomma, questo mi è piaciuto un sacco, poi costava 4 euro, un'altra cosa del genere. Come facevo a non provarlo? Poi ho finito la Glow Mud Mask di Pixi, che mi è arrivato in qualche pacco, non so, qualche tempo fa. Io maschere facciali ho veramente poco tempo per farle. Questo per fortuna è una mini size, quindi mi è stato anche abbastanza facile finirla. A me le Mud Mask mi piacciono veramente tanto. Questa soprattutto mi è piaciuta un sacco perché mi lascia effettivamente la pelle liscia e glowy. Io penso che Pixi per le cose per la pelle sia molto buona per il prezzo che ha. Non è ovviamente, come dire, top gamma di prodotti skincare, ma è un buon punto. Poi, che devo fare? Ah, ho finito il gel Intensa Liner Pore Black di L'Oreal, che sarebbe l'eyeliner in pot. E allora, secondo me questo è molto buono per fare gli smoky. Quando lo applicate solo come eyeliner, va lasciato asciugare veramente tanto. E credo sia molto meglio quello di Maybelline. E lo ricomprerò? Assolutamente no. E niente, cioè. Sta pure 15-16 euro, quindi secondo me potete tranquillamente trovare il gel di Inglot scontato e quello è proprio il top del top del top topper. Poi, ultimo prodotto finito, è il Natural Tan Serum di Catrice. Ci ho voluto credere perché Catrice ha fatto un po' di prodotti bronzing per l'abbronzatura e quant'altro. Mi sono trovata bene con quella pomata che mixo al fondo e ad altre cose. E quindi ho detto, ma vuoi vedere che magari mi colora un po'? Cioè, non dico che mi devo abbronzare, non dico che voglio l'abbronzatura quella, no, da muratore pro. Cioè, proprio voglio quel colorito persona viva senza trucco. Ahimè, ahimè, ahimè. Io lo mettevo la mattina. E la sera poi ho cominciato a metterlo solo la mattina perché ho detto ma dai, muovida. Insomma, niente, l'ho messo anche in mezzo al pane al posto del prosciutto a pranzo, ma niente, non mi ha dato proprio alcun che. Eppure ho finito, cioè non è che ho finito, niente. Non so se qualcuno di voi l'ha provato, fatemi sapere se vi siete dannati o no. Poi ho finito perché questi non sono prodotti finiti, ma è un'altra manciata di smalti Kiko che devo buttare e sono questi qua. Guardate che belli colori, io ho proprio un gran gusto per il colore, guarda! Allora, questi, cioè a voi sembra, possono sembrare tutti uguali, o tipo a un uomo che guarda, possono sembrare tutti uguali, ma sono nettamente diversi. Cioè questo è spettacolare, questi due bellissimi, questo è leggermente più chiaro, questo bellissimi questi, ma ahimè hanno fatto il loro tempo perché... Come già ho detto in un video, sempre di prodotti di svuota la scatola. E quando vedo che io metto lo smalto, faccio un paio di passatine e ci mette tipo un'infinità ad asciugarsi, perché comunque questi smalti Kiko erano veramente buoni perché si asciugavano subito e mi duravano 2 o 3 settimane sull'unghia perfetti intonsi. Invece questi datati, quindi la formula si è un po' sminchiata a termine tecnico e quindi, ahimè. Veramente fanno fatica ad asciugarsi, poi appena intacchi un po' il dito, lo smalto va a farsi benedire. E quindi niente. Altri tre colori sono questo qua, anche questo è molto carino, e anche questi due molto molto carini perché io devo fare sempre alternativa, questi ottanio verde, così. Quindi vanno via. Ciao Smalti Kiko, è stato bello, vi ringrazio per le gioie che mi avete regalato quando avevo il tempo di mettermi lo smalto ogni 2 o 3 giorni. E niente, io adesso aspetto un altro quarto d'ora e poi vado a fare, vediamo se è successo il miracolo con il mio nido di quaglie. Perché questa volta non ho avuto il coraggio di pettinarlo, perché come vi ho detto i miei capelli stanno diventando sempre più... crispi, gonfi, ma proprio brutti, proprio se stanno proprio a arrabbiare. Quindi per pettinarli, per poi fare lo shampoo, per me diventa sempre più complicato. Quindi ho detto proviamo questa nuova tecnica. Io di creme, maschere ne ho provate proprio a non finire, però non vuol dire niente perché col tempo, gli ormoni, l'età, tutto cambia, anche il capello, soprattutto un capello tinto.
E quindi, come dire, uno non può mai avere la certezza di aver provato tutto, perché magari una cosa che andava bene prima adesso non va bene più, e viceversa. E quindi sto provando a fare quello che mi dice la confezione della maschera. Sulla maschera c'è scritto: mettere la maschera, lasciare agire dai 15 ai 30 minuti, capelli asciutti e poi sciacquare. Questo prima dello shampoo. E chi sono io per contraddire quello che c'è scritto sulla confezione della maschera? Nessuno. Quindi ho deciso di optare. L'altra volta l'ho fatto e mi è andata bene. L'unico problema è che, essendo il capello asciutto e voluminoso e quant'altro, ci vuole un sacco di prodotto, quando invece quando sono bagnati tu metti una noce, fai la passata e ti sembrano già pieni di maschera. Invece è come se il capello l'assorbisse, non so che strana cosa, e quindi ce ne vuole tantissimo e quindi mi ritrovo a finire un bottiglione di 16 euro in 2-3 applicazioni e questo non va bene. Però vediamo, vediamo, magari col tempo imparo a gestire la quantità con insomma tutto il resto e quindi niente, il video finisce qui. Spero che svuota la scatola vi abbia intrattenuto, che insomma datemi qualche feedback, per l'amor di Dio, datemi un feedback se avete provato qualcosa di quello che ho provato io o se lo proverete, perché insomma parlare col muro, cioè, non è tanto carino, vorrei anche un feedback da parte vostra. Grazie, mi sputo per terra. E niente, ci vediamo nel prossimo video. E like, commento e se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi per favore, vi prego, grazie. Ciao.